Si tratta dell'Ufficio del Vaticano, che ha competenza per tutto quello che riguarda l'attività missionaria, quindi in Africa, in Asia e un tempo anche negli Stati Uniti, in Nord America. Conta tantissimi vescovi in tutto il mondo. Possiamo parlare di una vera congregazione di vescovi. Possiede un immenso patrimonio di immobili e altre proprietà. La Propaganda Fide ha sede in un magnifico palazzo a Piazza di Spagna. La sede di Propaganda Fide è in una delle piazze più belle del mondo, Piazza di Spagna, un palazzo veramente gigantesco, il cui però ristrutturazione ancora una volta è stata fatta a carico dello Stato italiano, nonostante quel palazzo, ai sensi delle trattative internazionali, fosse un palazzo extraterritoriale, cioè appartenente allo Stato Città del Vaticano. Come è avvenuto questo scambio di favori, su cui c'è un'inchiesta con addirittura la richiesta, diciamo l'accusa di corruzione a colui che era il capo di Propaganda Fide, il Cardinal Sepe? Beh, è andata in questa maniera: una società del Ministero dei Beni Culturali italiani ha dato in più tranche milioni e milioni di euro per pagare la ristrutturazione di questo palazzo, con la scusa di avere in cambio la messa a disposizione del pubblico di una biblioteca antica che c'era all'interno di questo palazzo. Questa biblioteca non era stata affatto realizzata e messa a disposizione del pubblico, e le persone che avevano firmato gli atti, in questo caso uno era il ministro e nell'altra il cardinale, hanno avuto rispettivamente, avrebbero avuto dei vantaggi, dei favori personali attraverso altre strutture proprio di Propaganda Fide e altri personaggi coinvolti nello stesso ministero che ha dato questi soldi. Una congregazione religiosa può avere un grande palazzo, ma non ha molti mezzi, anche perché adesso con la diminuzione dei religiosi finisce che abbiamo più vecchi religiosi da mantenere in pensione che non giovani religiosi che possono fare abitativa. Cioè, i problemi ci sono, ecco, ci sono anche i problemi concreti. Che lo Stato possa dire è un'opera d'arte, vi aiuto a mantenerla perché sia un'opera d'arte che possa essere visitata. Ecco, l'importante è che non ci sia una strumentalizzazione. Molte di queste cose sono opere d'arte, sono delle opere che vengono visitate dai turisti, sono opere che fanno parte dell'arte italiana. Allora cosa fai? Le regali allo Stato? Signore, che cosa ho mai scritto? Ho forse bestemmiato. Signore, perdonami. Forse sono io a sbagliare. Forse sono io a non capire. Fu negli anni 70 le prime richieste di un censimento vero e proprio delle proprietà immobiliari del Vaticano, ed emerse che praticamente un quarto del patrimonio immobiliare italiano, in particolare dei centri storici e della capitale di Roma, fosse in mano alla Santa Sede e ai suoi enti ecclesiastici. A partire dal 1998 è iniziata una serie di sfratti da parte del Vaticano e degli enti ecclesiastici proprio nei confronti di quelle famiglie disabili, anziani, povere, e nel momento in cui i centri storici delle città, a partire da Roma, hanno ripreso ad avere un valore economico, sono saliti nel borsino immobiliare, sono state vittime queste persone di sfratti. Tanti terreni che il Vaticano aveva, specialmente nell'intorno Roma, sono stati dati a dei palazzinari di area vaticana che hanno permesso negli anni 60-70 quella grande edilizia, speculazione selvaggia che ha un po' distrutto la periferia di Roma e di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Ecco, una volta il Vaticano aiutava i palazzinari romani a costruire e a riempire le città di quartieri dormitori. Adesso si è messo direttamente lui in proprio a fare il palazzinario.
La Chiesa ha molte strutture qui in Francia. Regolarmente ospita preti, vescovi, uomini religiosi, ma molti dei suoi immobili sono in affitto. Per questo si affida a delle società che si comportano come ogni altra società. Di conseguenza, se la Chiesa non dovesse pagare, le verrebbero tolti gli immobili. Quindi non c'è un approccio, diciamo, evangelico. È solo un modo di guadagnare dei soldi. Ma in questo modo lo Stato tiene ben distanti la dimensione della fede da quella economica. Ecco, questo potrebbe sorprendere qualcuno, ma per la Chiesa della Francia, che ha un patrimonio molto importante sul piano immobiliare, le cose sono molto chiare. Lo scopo è solo fare soldi. Ma in questo modo nessuno cerca di capire da chi e come venga gestito tutto questo. Delle volte anche degli enti ecclesiastici che possono aver sfrattato della gente che stava, ecco. Magari anche quello lì è vero, ci possono essere dei casi in cui la regola, ecco, comporta che se uno non paga, come fai a stare? Qualche volta ci può essere anche della gente che dice: ah, siccome è la Chiesa, io non pago, tanto la Chiesa non può sfrattarmi. Gente che potrebbe anche, questo capita anche nella vita civile, quanti usufruiscono di vantaggi che vengono dati per gente povera e che poi magari invece vengono sfruttati da altri. Io credo che proprio gli enti ecclesiastici dovrebbero casomai sbagliare per larghezza, mai sbagliare per grettezza, ecco. Questo è vero, perché è meglio sbagliare tante volte allargando piuttosto che sbagliare anche una volta sola stringendo. Eminenza reverendissima, il mio dramma è nel non capire che non c'è soluzione nella fede nuda, pura, disarmata. Il mio vero dramma è nel non aver capito che la parola di Dio ha bisogno di denaro per diffondersi. Il denaro non è che lo sterco del diavolo. Il primo compito del Santo Padre e dei Vescovi non è forse quello di guadagnare anime anziché tesori sulla terra? Il mio dramma è nel non capire. Il Papa teoricamente dovrebbe essere solo un pastore, una persona che si occupa delle anime e che ha una dimensione spirituale. In realtà ha una doppia dimensione all'interno del Vaticano. È a capo di uno Stato, di un'amministrazione e allo stesso tempo è un pastore. Ma se pensiamo ai primi cristiani e ai primi papi che si sono succeduti nel corso dei secoli, la loro unica dimensione era quella spirituale. Il Papa era lì per stimolare la fede dei credenti, per verificarla. Ma poi, a partire dalla conversione dell'impero da parte di Costantino, il vescovo di Roma diventa una sorta di personaggio che ha un'autorità sempre più importante, perché è a Roma come un imperatore. Questa autorità, alla fine del IV secolo, sotto Teodosio I, si trasforma in un vero potere temporale, perché la religione cristiana è diventata la religione ufficiale dell'impero romano. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Il Papa è il supremo e immediato
potere temporale. Non esiste ricorso a una decisione del pontefice romano. Assomiglia più a un monarca che all'amministratore delegato di una società. Lo Stato Città del Vaticano è una monarchia assoluta, dei tempi, diciamo, del Re Sole, l'état c'est moi, perché l'unica persona, il pontefice in questo caso, il monarca, è titolare addirittura di tutto. È uno Stato non solo confessionale e assoluto, ma uno Stato patrimoniale, cioè vuol dire che tutto quanto quello che rientra nello Stato Città del Vaticano appartiene alla proprietà della singola persona, che quindi ne dispone anche in termini legislativi, esecutivi e giudiziari. Qualsiasi caso può essere avvocato a sé da parte del Papa. È vero che il Papa è il responsabile supremo, ma non è che sia come il manager di una ditta, perché, per esempio, il Papa ha l'autorità sul piano della fede e dei costumi. Quando il Papa definisce qualche cosa, i cattolici devono starci. Il Papa non è un manager come il manager di un'impresa, ecco. È il capo spirituale, decide per le cose della fede e dei costumi, e si fa aiutare dai vescovi quando è importante, e poi controlla che le diocesi del mondo, come le diocesi controllano anche le parrocchie, facciano le cose nel modo migliore. È più facile per un cammello passare la corona di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. I fedeli di tutto il mondo donano denaro per aiutare il Papa e le sue attività di beneficenza. Questi sono i soldi ricevuti dai fedeli e il Papa può disporne per le organizzazioni di beneficenza. Purtroppo la gente crede ciecamente, visto che non c'è trasparenza o ce n'è davvero poca, che quei soldi possano essere spesi per aiutare la crisi della Banca Vaticana. L'obolo di San Pietro nasce da quando i piemontesi cominciarono a invadere lo Stato Pontificio, le Marche e la Romagna. Fu lì che nacque, perché qualcuno disse: adesso il Papa non ha più le tasse che riscuoteva dalla Romagna e dalle Marche per mantenere il governo. E allora noi gli mandiamo un'offerta, ecco, era obolo, era un'offerta che si faceva al Papa per bilanciare. Allora l'obolo di San Pietro era nato da lì. Questo è un modo di purificare la sua anima. Lo vediamo anche nel Vangelo. Gesù che chiede alla gente di donare l'obolo al Tempio. Iniziarono tutti a donare dei soldi e più donavano, più si sentivano vicini a Dio per essere purificati, ma donavano il loro denaro superfluo. Poi si è cominciato a donare tutto quello che si possedeva. Anche una povera donna doveva donare l'unica moneta che aveva. Questo gesto, come spiega Gesù nel Vangelo, non ha molto valore di per sé. Ciò che conta è l'intenzione del cuore. Se si va a vedere nel bilancio, anche il bilancio in grande, si vede subito che l'obolo di San Pietro è una offerta che viene fatta e che corrisponde quasi a tutte le altre offerte. E ci sono delle nazioni che ne danno di più, l'Italia dà abbastanza, ma l'Inghilterra e la Germania, per esempio, ecco, danno queste offerte che servono per il Papa per poter far funzionare questa grande macchina della Chiesa universale. E ora a voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine.
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto. Ed egli non vi ha opposto resistenza. Il Risorgimento ha inglobato tanti beni della Chiesa. Tant'è vero che quando si fece il concordato nel 1929, non solo diede un certo numero di soldi allo Stato, ma anche disse: siccome prima coi vostri beni voi mantenevate i vescovi e i parroci, allora i vescovi e i parroci li mantengo io. Si chiamava la congrua allora. Quando hanno fatto il nuovo concordato, hanno detto: noi adesso l'8 per mille del bilancio dello Stato deve andare in beneficenza. Chi fa la beneficenza? Lo fa lo Stato o lo fanno le chiese? Chi vuole aiutarti scrive: voglio che il mio 8 per mille vada alla Chiesa Cattolica, e allora in questo modo puoi mantenere i vescovi e i preti. Tutto è simbolo, insegnamento, sacramento. In Italia ogni cittadino paga l'8 per mille delle proprie tasse destinandolo a una chiesa a sua scelta, oppure allo Stato per finanziare i progetti pubblici destinati all'agricoltura, alle missioni umanitarie, eccetera. Quello che molti non sanno è che se non si specifica, se si lascia la casella senza crocetta, l'8 per mille viene diviso a diverse percentuali. Questo avviene perché il 95% delle persone in Italia viene considerato cattolico. In realtà possiamo destinare i nostri soldi agli avventisti del settimo giorno, alle comunità ebraiche. Ci sono molte opportunità e destinazioni diverse per i soldi delle nostre tasse.